Benvenuti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Bimbi Gamers. Oggi siamo qui perché oltre il nostro Pippo c'è anche un'altra coniglia, Pippa. Guardate, Pippo si è ambientato ormai più di un mesetto, Franci, che l'abbiamo? No, meno, l'abbiamo vaccinato. Vedete, sta bevendo nel suo beverino. Qua c'è Pippa, la coniglietta. Prima una cosa alla volta, fai vedere Pippo, guarda che beve, vedete com'è beve cresciuto. Beve comunque malo. No, è un coniglio. Guardate com'è buono. Lui quando lo tiro fuori lo lasciamo libero nella stanza. È bravo, l'avete e dai morsetti. L'hanno poi già visto, sì. Vero? No, non dai morsetti. È buonissimo. Pippo, puoi rispondere anche al nome, dai. Pippo, vedete, beve nei beverini. Pippo risponde al nome. Quando apro la gabbietta si mette in piedi e viene fuori, è troppo forte. Lui è il nostro maschietto, ha 3 mesi, scarsi. Sì. Oggi vedete si sta prendendo sempre piede la nostra stanza dei conigli, si sta costruendo un'altra conigliera là e abbiamo portato a casa oggi, scusate, Pippa. I materassi sono da regalare, devono venire a ritirare, ecco, e qui arriva la nostra coniglietta. Pippa. Abbiamo preso una fina. Non so, però ha paura, vedete, l'abbiamo portata a casa da un'ora. No, è un nano, sempre Ariete, ha 6 mesi, quindi lei è pronta, sarebbe pronta già per fare i piccolini. È grigia. Nano, non è un bubù così tanto. È un nano, chiudi piano, senza far rumore, che è spaventata. Ma smettila. Questa è una conigliera tutta in acciaio, con i nidi per i piccolini, ne ha 2. Infatti abbiamo il divisorio, adesso perché lei è piccolina. La lasciamo lì, è appena arrivata, non riesce ancora a uscire dal trasportino, vero? Non esce, trema. Poi al rischio di tremare, Franci. Tu cosa fai, Scava. Pippo invece ancora è qua e lui non gliel'abbiamo fatta ancora vedere la coniglietta perché comunque è ancora... Ha cagato nel cibo. Ma se no, sono le sue noccioline, guardate come si butta. Guardate che è carino. No, Pippo è troppo dolce. Io la prima volta che ho visto il coniglio sdraiato mi sono presa paura, Francesco. Lo diciamo che i nostri amici, però io quando l'ho visto ho detto, Dio mio, sta male. Invece loro si sdraiano come noi, poi fa la ninna. E poi lo tiriamo fuori, lui gira. È troppo ciccione secondo me sto coniglio. Pippo sta crescendo, poi è un maschio, quindi fino ai 6 mesi, fino a 6 mesi cresce, va bene. E quando lo lasciamo libero, qualche gioco... Ha il suo mangiarino anche lì, il fieno sempre. Vuoi tirarlo fuori un po', Pippo? Okay. Tiralo fuori, guardate come viene. Fallo andare in piedi, fai vedere che va in piedi. Apri la gabbietta. Ma hai paura di aprire? Apri, vediamo se ne ha voglia. Se ne ha voglia, viene. Viene questo. Pippo, vuoi uscire? Pippo? Fagli vedere le manine, fagli vedere le mani che esce. Vieni. Pippo, vieni qui, Pippo. Ah, una cosa che vi diciamo, i conigli... Per chi non li ha, magari non lo sa, sono abbastanza territoriali, come tutti gli animali. Quindi quando pulite la gabbia, magari toglietelo lui, perché se ci andate con le mani, se il nostro non morde, poi vabbè, se dà un morsino non fa male, non è che... Però è meglio se lo tirate fuori. Pippo, vuoi uscire? Lo lasciamo sempre fuori 5-6 ore tutti i giorni? Era nel cibo del coniglio. No, quella è una nocciolina, Ciccio, non è cacca. Ah, una nocciolina. Non è cacca, davvero. No... Cosa ridi? Perché allora si rompe, guarda. Vabbè, non è uguale, cosa vuoi che sia. Gliela rimetto dentro. Rimetto, dopo devo pulire la gabbietta, la pulisco la mattina e la sera la gabbia. Ah, mi raccomando ragazzi, pulitelo bene, perché il coniglio fa la pipì, è molto acida. E te è come un lurido. Dai, tiralo fuori, prendilo su. Dai, tira fuori Pippo, fai vedere. Dai, non ti fa mica niente Pippo, perché sono io quella dei conigli, Sono la mamma di Francesco. Dai, tira fuori Pippo, fagli una carezzina. Vieni Pippo. Vieni Pippo, andiamo fuori, dai. Vieni Pippo. Non ne ha voglia, si vede che lui sta bene lì al fresco, non ne ha voglia di uscire. Oggi l'ho messo fuori anche in giardino col recinto, mi raccomando se lo mettete fuori con un recintino, non so se si vede adesso, ecco quel recinto là che si apre 1,5 metri x 1,5 metri. Però mi raccomando, appoggiatelo non al sole, perché il coniglio al sole ha la pelliccia a caldo e soprattutto non gli fa bene mangiare l'erba del giardino. Pippo sta facendo solo le pulizie. Solo il loro cibo e poi dopo solo né verdura, neanche una foglia d'erba. No, è meglio di solo no. Solo loro no.
cioè il loro cibo. Perché possono morire, anche se gli dati magari solo una volta una piccola... Vanno in diarrea, non va bene. Sì. Va in diarrea. Ah, no, però... Non quello... troppo secco. Verde, non quello delle balle di fieno, perché non va bene per i conigli. Cioè, noi siamo abituati così, poi c'è chi li abitua con la, col fieno quello duro, noi sinceramente non va bene per i conigli, si ammalano di più secondo me, vivono di meno, quello verde è sempre meglio, costa un po' di più, però insomma è un po' più ricercato. Se volete costa... star bene gli animali, dovete, non è che uno può prendere magari qualcosa che costa di meno per magari risparmiare, perché poi dopo l'animale sta male, può morire prima. Esatto. Ma in tutta questa notte... Pippo sta bene lì, guarda, non vuole uscire oggi. Allora chiudiamo pure la gabbietta, se sta bene lì Pippo ti la faccio uscire dopo, dai. Va bene? Poi... Lasciamolo lì. Invece lei... La nostra coniglietta, non sappiamo come chiamarla, se avete qualche idea. Perché lui Pippo, ma chiamare lei Pippa non ridere, non sta tanto bene. Pensavo Camilla, non lo so, comunque se ci date qualche... Il coniglio non fa parte dei roditori, so. Ecco. Però... Vabbè, qualcuno se ci può dire qualche idea. O Polpetta, vabbè, te eri per Polpetta. Basilico. Ma è una femmina. Vabbè, adesso ragù. Vi aggiorneremo quando le uscirà, che la dobbiamo addomesticare, perché chi l'aveva la teneva bene, però da coniglio chiusa. Il nostro invece è abituato a uscire, in un, insomma, gira, vedete, ai suoi giochini, lui gira. Piuma. E quindi aspettiamo che lei si abitui, poi pian pianino riusciamo, visto che ha 6 mesi, a portarla fuori anche lei a giocare con il nostro Pippo. Pippetto, eh? Pippetto, oggi non vuoi uscire, sei stanco, stamattina avrò lasciato fuori 4 ore però, eh? Non lasciateli per favore sempre in gabbia i coniglietti. Pippo, vieni se vuoi uscire, dai, si sta guardando, per me prima era addormentato. Pippo, vieni! Andiamo fuori, amore, vieni, dai. Vieni. Vieni, Pippo. Dai, fatti vedere che corri. Andiamo, è vieni. È grasso, duro. È grasso, smetti. È tutto pelo il mio Pippetto. Lui adora le coccole, si addormenta anche quando gliele fai. Con la mano leggera, mi raccomando, eh. Pippo. Ah, e se comprate un coniglio nano non si può essere usato da carne. Beh, certo, chi è che si mangia un animaletto così dolce? Ma non è vero. Per mangiarsene. Ma dai, per favore. Pippo, non, è un sonno Pippo, non vuole uscire. Vaccinateli, come l'abbiamo già detto, lui è vaccinato. E di sti tempi poi i vaccini, insomma, va bene, ne parlano già abbastanza. Lei invece ce l'ha andata non vaccinata. Infatti lunedì chiamo la veterinaria, qui vabbè abbiamo zanzariere dappertutto alle finestre. Ehi, e quindi... Dai, fagli una carezzina. Dai, non fa mica niente. Lei invece è molto cicciona. Vabbè, ha già 6 mesi, quindi è una coniglietta comunque abbastanza già è sviluppata. La tenevano da animale, non certa gente invece più che... Lo tiene meglio e fa bene, perché il coniglio è tenuto bene. Vabbè, poi se ne hai tanti, non è che puoi fare tutte le gabbiette così, se ne hai tanti. No, non è mica vero invece, io attenzione, adesso abbiamo la nostra conigliera che qua ci stanno 6 conigli. No, Pippo è stanco, Pippo dorme. 6 conigli, vero Franci? Domani aiuti papà a montarla, la conigliera? 6 conigli, poi vi diamo un'anticipazione. Sapete che noi abbiamo anche gli Amstaff, Bulledea, domani sarà la prima monta di Bull. Anzi, salutiamo la nostra amica Daisy e Easy, voilà, scusatemi, Easy, che domani verrà qua per conoscere Bull, fidanzarsi con Bull. Anche Easy ha il pedigree come Bull, quindi se fra 4 mesi... Ce lo possiamo tenere? No, adesso vediamo. Comunque, se volete un cucciolo di Amstaff, pedigree, eccetera, fra 4 mesi vi faremo vedere i cuccioli. Ciao ragazzi, spolliciate nel video che abbiamo caricato, spolliciate 5 like per questo video e vi portiamo in un altro video dove facciamo fare a Pippo, dove facciamo conoscere Pippo a Pippa. Ah, Pippo gioca a pallone, è vero, va dietro la palla. Un'idea per il nome della coniglia. Come si chiama la coniglia? Come la chiamiamo la coniglietta? Dai, la chiamiamo Pippa? No, la chiamiamo...
È arrivata, poverina, tanto bella. Bruno. Bucalino rotondo. Dai, no, è tanto per caso, sei così. Ah, sei cattivo, io adoro la coniglietta. Anche non lo so. Vabbè. Molto grasso. Pippo, non vuoi uscire? No, Pippo ci ha detto oggi che vuoi stare sdraiato lì. Vengo dopo a pulirti. Vado. Ciao ragazzi, Pippo vi saluta. Ciao.